Bene, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di Green Pass. Green Pass a scuola è appena è stata emessa una sentenza del Consiglio di Stato che di fatto ha confermato la linea del TAR su una serie di fronti, privacy, discriminazione e anche l'alternativa di poter svolgere e attuare il tampone. Quindi i giudici confermano la liceità del Green Pass, l'obbligo soprattutto del Green Pass per lavorare nella scuola, quindi per docenti ATA. Ne parliamo con Bianca Laura Granato. Buongiorno, senatrice. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno a voi. Allora, lei, eccoci, no, l'abbiamo chiamata perché lei è una di quelle senatrici più di senatori e parlamentari in generale più contraria al Green Pass. Nei giorni scorsi abbiamo assistito anche a una, insomma, la sua espulsione, se così possiamo chiamarla, anche se è un gergo più calcistico, dal Senato. Innanzitutto ci spieghi per quale motivo è contraria al Green Pass come certificazione obbligatoria per operare nell'ambiente del lavoro e in particolare nella scuola. Io sono contraria per ovvie ragioni, perché purtroppo il Green Pass, i dati ce lo confermano ogni giorno, non ha alcuna valenza nel contrasto al virus, quindi alla diffusione, alla circolazione del virus. Di fatto soltanto chi è sottoposto a tampone offre questa garanzia ogni 48 ore, però lo deve fare a pagamento e questa è una grave, secondo me, è una grave violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ma anche dell'articolo 1 della Costituzione. E invece tutti gli altri, per tutti gli altri vaccinati, il Green Pass dura ben 12 mesi, ma ora sappiamo benissimo e ce lo stanno ripetendo anche in TV, in maniera insomma abbastanza pressante, che se non si ricorre alla terza dose dopo i 6 mesi, in realtà questa protezione non c'è. Quindi e si tratta di una misura assolutamente inefficace sotto il profilo sanitario e vessatoria nei confronti di una ingiustificatamente vessatoria nei confronti di chi ha fatto una scelta diversa rispetto alla vaccinazione. Quindi di fatto è un surrettizio obbligo alla vaccinazione senza responsabilità da parte dello Stato. Tutto questo è inaccettabile e quindi per me almeno questo provvedimento deve scomparire. Senatrice, però insomma, il massimo organo amministrativo a livello giuridico dice che è costituzionale. Insomma, lei ha anche fatto riferimento alla Commissione europea, alla Corte di giustizia. Crede che si andrà avanti anche con i ricorsi, oppure a questo punto bisogna mettersi l'anima in pace? Secondo me invece questi ricorsi che si sa già a questo punto che sono perdenti in Italia, non si sa come mai, anche se ci sono, se c'è una Costituzione tuttora vigente che non mi risulta sia stata abrogata, che all'articolo 3 impone allo Stato di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico, tra gli altri, possa pregiudicare l'uguaglianza dei cittadini e quindi la loro integrazione nel tessuto economico, sociale e quindi produttivo del Paese. E poi l'articolo 1 che sancisce il diritto al lavoro, cioè siccome a me risulta che ancora la Costituzione ufficialmente non sia stata sospesa, a questo punto io ritengo che forse le corti di ultima istanza, quelle europee, ci possano restituire quella giustizia che, anche facendo riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al regolamento dell'Unione Europea 953 al considerando 36, che impone la non discriminazione tra i soggetti vaccinati e non vaccinati, forse può dare ragione ai ricorrenti, perché siamo anche cittadini europei, per fortuna, oltre ad essere sfortunatamente, ahimè, cittadini italiani. Senatrice, allora abbiamo visto il piano giuridico, lei ha fatto cenno anche a quello sanitario.
insomma, è fuori di dubbio che comunque la stragrande maggioranza dei medici, dei virologi, esperti epidemiologi è concorde con il praticare il vaccino. Lei perché sostiene che si tratta di una sperimentazione? Io sostengo che si tratta di una sperimentazione perché questo vaccino viene somministrato con una autorizzazione condizionata, non è stato approvato definitivamente dall'EMA ed è sulle correlazioni della vaccinazione con altri farmaci o altre patologie o la gravidanza. Non esistono, ribadisco, studi che attestino e certifichino il rapporto rischi-benefici. Si procede praticamente a tappe forzate, si procede sulla base di suggestioni statistiche che, con campioni che non sono spesso, diciamo, attendibili, e si procede quindi in modo navigando a vista, per cui cambiano le prescrizioni sui vaccini da un momento all'altro. Prima, insomma, è consigliata una certa tipologia di vaccino per una certa fascia d'età, poi cambia la prescrizione, poi dura 12 mesi, poi dura 9, poi dura 6, Quindi poi c'è dura. stata molta indecisione. Senatrice. Capite, è evidente, però i cittadini dovrebbero essere informati correttamente, cioè io non dico, non possono essere convinti all'utilizzo di un farmaco, devono essere informati in maniera assolutamente plurale, sentendo tutte le voci, non solo quelle dei virologi che sono stati, diciamo, cooptati all'interno delle CTS, che poi oltretutto anche nelle audizioni del Senato non hanno saputo dare risposte. Brusaferro, Certo. per esempio, CTS non mi ha saputo rispondere quando io gli ho chiesto come mai il Green Pass, cioè in base a quali dati autorizzavano il Green Pass a durare 12 mesi. Io Senatrice, lei però il Green Pass ce l'ha o no? ce l'ho però con il tampone. Con il Io tampone. non intendo Posso. vaccinarmi perché se non ho i dati sugli effetti avversi corretti, non ho i dati sul rapporto rischi-benefici, ma dati determinati da studi scientifici, io questo prodotto non lo pratico sulla mia Perché qualche persona. settimana fa non lo ha voluto presentare all'entrata in Senato il Green Pass? Non l'ho voluto presentare perché per me costituiva un atto di obbedienza e di riconoscimento di una superiorità, di competenza legislativa da parte del governo sull'organo che invece è l'organo preposto a quella funzione, cioè l'organo legislativo, il Senato, così come la Camera. Cioè noi in quel momento stavamo entrando per poter, lavorare proprio su un decreto che è un atto che emana dal governo, e nel frattempo l'ufficio di presidenza del Senato aveva adeguato il regolamento interno, forte delle maggioranze che ci sono là dentro, a quello che era un decreto del governo senza rispettare le minoranze. E quindi tutto questo per me meritava assolutamente un atto di disobbedienza che doveva servire anche da esempio a tutti i cittadini che secondo me dovrebbero disobbedire a questa iniqua vessazione. E Granato, mi sembra che è stata sospesa per un po' di giorni, è vero? Ha perso anche un po' di soldi. Sono stata sospesa per 10 giorni, quindi mi è stata pure, insomma, con la sospensione anche della diaria, però, cioè, voglio dire, adesso hanno pure modificato il regolamento, per cui mentre prima venivamo invitati a non accedere, ma avremmo potuto raccogliere l'invito o non raccoglierlo, quindi facendo accesso al Senato, perché così c'era stato comunicato dal Collegio Senatori Questori, quindi all'epoca sono riuscita ad accedere per poi essere sospesa. Adesso verremmo bloccati proprio all'ingresso, quindi non Quindi, credo che sarebbero più possibili sospensioni, ma ti viene precluso proprio l'accesso. Non so con quale diritto, in base a quale, cioè, che
se appunto una limitazione del genere è compatibile con la Costituzione, visto che l'esercizio del mandato parlamentare deriva direttamente dai cittadini e chiaramente non è soggetto costituzionalmente a limitazioni di questo genere. Senta, un'ultima domanda. Ci sono in questo momento alcune centinaia di docenti e unità di personale ATA che, come lei, si sono rifiutati di presentare il Green Pass per lavorare a scuola. Cosa si sente di dire a questi lavoratori? Intanto esprimo loro tutta la mia stima per quello che hanno fatto e che stanno facendo, anche a beneficio di tutti gli altri cittadini che ancora non si stanno rendendo conto della gravissima deriva che il governo a cui il governo ha avviato l'intero paese, perché senza alcuna trasparenza viene in qualche modo imposta una politica sanitaria che diciamo di dubbia efficacia e gli effetti insomma li stiamo notando. Bene, ringraziamo la senatrice Bianca Laura Granato di Alternativa C'è e grazie ai lettori e al pubblico della Tecnica della Scuola.